perfetto. I 100 stile libero, la gara. Qualcuno dice con la L maiuscola, ma insomma, Filippo Magnini sarà in terza corsia. Avrà da una parte Michael Phelps e dall'altra Ron Schumann, sì? Non si vede in tutte le gare, c'erano quattro atleti che si asciugavano il blocchetto prima di partire, blocchetto che viene peraltro asciugato anche dagli addetti alla vasca al cambio tra una gara e l'altra. Mi dispiace, non ci si fida di nessuno in un mondiale, cioè io il blocchetto lo vado a controllare perché non voglio sentire l'umido e voglio avere la certezza della presa sotto i miei piedi. In 100 stile libero la partenza è fondamentale. Michael Phelps viene inquadrato in seconda corsia, deve vincere l'oro, è chiamato a questo successo, vediamo se vi riuscirà. Filippo Magnini accanto a lui, Filippo ha il record italiano 48,73, cercherà di batterlo, credo, e questo potrebbe valere qualsiasi cosa. Gara aperta, Ron Schumann, a lui favorito il pronostico per quanto riguarda partenza, velocità espressa fino a qua, due volte il record del mondo dei 50 farfalla. Ha una forma ed una cattiveria che credo non abbia uguali in questa vasca rispetto al momento. Lo vedo molto teso. Ma era così anche prima dei 50 farfalla. Vediamo. Nitling, il suo connazionale avversario, l'uomo che è riuscito a ottenere il bronzo nel 200 stile libero, è stato quarto nei 50 farfalla. Non è atleta lento, anzi, non è veloce, ha una grande capacità di progressione. Non ha nulla da perdere oltretutto a Nitling in questa finale. Se dovesse arrivare secondo, non ci sarebbe nulla di strano. Due Dragania, settimo nei 50 farfalla, secondo argento nei 50 stile libero all'Olimpiade, sesto nei 100 ad Atene. Jason Lezak, personaggio da staffetta, si diceva una volta, no? Qualcuno l'ha detto, non riesce a vincere da mai da solo, ha bisogno della compagnia. Moltissime medaglie anche d'oro in staffetta e sul successo personale. Il più lungo di questa finale, Amaury Lebeau, 2,04 m per questo giovane francese, via via emerso e arrivato in questa finale in virtù di un ottimo talento che ha margini di miglioramento. Immagine degli occhialini a doppio nodo per Filippo Magnini, che per contro è il più basso di questa finale, nonostante sia alto 1,86 m, quindi non proprio un piccoletto. Tradizione vuole gli sprinter superiori, di altezza superiore all'1,90, gara questa che vive sul passaggio di Ronald Schumann, 22,60 in genere il suo split a metà gara. 0,65 il più veloce al via è sempre lui. Nitling non vuole far andare via il compagno di squadra, è partito veloce Pippo che a sua volta non vuole lasciare troppo spazio agli avversari. Terza corsia in alto, attenzione, non perdiamoci d'animo perché questo è normale che accada. Prima vasca con Schumann davanti e Nitling a seguire, 22,42, mamma mia. Filippo Magnini quarto a 23,14, in linea con una grande possibilità col suo ritorno. Viene su, terza posizione per Filippo, forse seconda addirittura. Va a riprendere Schumann, è secondo e va a riprendere Schumann Filippo Magnini, mamma mia, reggi, tieni Filippo, tieni che vai a prenderti l'argento e forse di più, è oro, è medaglia d'oro per Filippo, ma non è pena, è una cosa che fa veramente bene, l'abbiamo visto carico, voleva vincere una medaglia, l'ha vinta, è la gara di Filippo, quella gambata è irresistibile anche per i due sudafricani, campione del mondo. Non ci credo. Io sì. Questa è la vittoria più incredibile degli ultimi anni. Sì, senza dubbio, nella gara regina con un tempo straordinario, Pippo Magnini 48,12, campione del mondo. Record dei campionati del mondo, mai nessuno ha vinto con un tempo così un mondiale, mamma mia. È la mia seconda prestazione mai nuotata dopo il primato di Peter van den Hogenbarg con una rimonta davvero straordinaria, primi 50 metri arrembanti, distacco considerevole, poi questo capolavoro nei secondi 50. Messi dietro i due sudafricani, argento e bronzo, addirittura fuori dal podio Lezak, Dragania, che gara! È una gara peraltro di uno spessore infinito con Luca, mai veloci così, mai. Lui fa 48,12, il record dei campionati con la progressione che gli appartiene, il quarto posto al 50 già chiamava un grande risultato. Sandro, posso permettermi di sottolineare i 61 centesimi di miglioramento sul personale, sì, che sì, sui 100 stile libero, che vuoi. Cosa sono mezzo minuto sugli 800? No, non è paragonabile, però ti garantisco che questa è una di quelle cose che fanno grande lo sport. Dice, perché la gente guarda le gare di un mondiale? Perché accadono cose come questa, le cose che non ti aspetti. Questo è l'oro di Lillehammer della staffetta del fondo, è paragonabile. È arrivato quarto al passaggio e lì qualcuno di noi, almeno io, ha cominciato a tremare, perché Filippo quarto al passaggio è capace di qualsiasi cosa, ha una gambata, una progressione
infinite. Io Claudio Rossetto non voglio immaginare come stia, perché credo che stia il suo allenatore. Non so se è retto al colpo. C'è stato un bellissimo abbraccio tra Roland Schumann e Filippo Magnini. E questa è la sua esultanza con sorriso, oltretutto. Una gara che nessuno pensava che potesse vincere. Forse solo lui l'aveva nascosta lì, messa come segreto personalissimo. Arrivano anche complimenti dai colleghi francesi. Vuoi leggerli tu col tuo magnifico accento? Filippo, aperte virgolette, Ferrari, chiuse virgolette, Magnini, bravo. Beh, come non dirgli bravo? Impossibile. Ma bravo non credo che basti. Bravo e sorprendente. E questo è il suo... Noi eravamo aperti a tutto, Luca, diciamolo. Eravamo pronti a accettare, come dire, dal quinto posto alla medaglia. Sull'oro nessuno avrebbe scommesso, fino al suo quarto posto al passaggio, all'inizio della progressione. A quel punto abbiamo cominciato a crederci. Schumann non è saputo reagire e ha fatto una cosa... Filippo, noi abbiamo qualche difficoltà a parlare, per cui Elisabetta... Non sai qui che è successo, applausi, abbiamo coinvolto tutta la zona...